Amici all'ascolto, buon pomeriggio. L'edizione 2008 dei campionati italiani assoluti di salto ostacoli ha una sede inedita. Si gareggia negli impianti dell'associazione ippica megarese ad Augusta, in provincia di Siracusa. Una trasferta non proprio agevole per cavalli e cavalieri, alcuni dei quali avrebbero preferito anche un'altra data, visto il calendario zeppo di impegni e concorsi. Ma il tutto sembra compensato dalla passione degli organizzatori e dal calore del pubblico siciliano, sempre molto vicino al settore degli sport equestri. Una 4 giorni riuscita, giovedì e venerdì le prime 2 prove, sabato giornata di riposo per i protagonisti del campionato e conclusione domenicale con gli ultimi 2 differenti percorsi. Quello iniziale è già stato affrontato e le immagini si riferiscono a quello decisivo che stabilirà il podio. I binomi portano ovviamente con sé le penalità conseguite sui tracciati precedenti ed entrano in campo in ordine inverso rispetto alla posizione di classifica. Per ultimi quindi vedremo i capofila Pier Giorgio Bucci e Azzara Varetino. Sono rimasti in 19 dopo il ritiro di Carolina Natrici, che pure aveva diritto di cimentarsi nell'atto finale. In campo Luca Marziani, che monta Sobieski Doberitz, si presenta con un totale di 54,33 nel corso del pomeriggio, un primo percorso con 18 penalità. Un errore sugli ostacoli, 4 penalità, conclude il suo campionato italiano con 58,33 questo cavaliere nato nel 1979, recentemente a bersaglio in una categoria al concorso di Busto Arsizio. Diamo un'occhiata anche al percorso ideato dal direttore di campo Gianni Racca con l'ausilio di Roberto Muret. La velocità è di 400 metri al minuto, la lunghezza del percorso è di 360 metri, il tempo accordato di 54 secondi, il tempo limite di 108 secondi. 8 ostacoli per 10 salti, compresa una combinazione, una doppia gabbia che troveremo al numero 5. Intanto è già in campo Filippo Rizzi, che monta Boxman's Looping, un cavallo di origine tedesca di 12 anni. Filippo Rizzi ha per ora un totale complessivo di 47,14, prima manche della giornata con 3 errori sugli ostacoli. Filippo Rizzi, nato nel 1959, ha ottenuto in questa stagione 2 piazzamenti a Cervia ed Arezzo con la Cota e con Cargo. Vedete scalcia Boxman Looping, non è proprio una giornata felicissima per Filippo Rizzi, che dovrà accontentarsi di una posizione di rincalzo. Sono 12 le penalità che fanno salire il totale a 59,14. Doveva essere ora il turno di Carolina Natrici. Dopo il ritiro di questa amazzone tocca a Cristian Pizzianti, che monta Lucas, cavallo di origine tedesca di 15 anni. Cristian Pizzianti ha accumulato già una discreta esperienza anche a livello internazionale, nato nel 1972, recentemente un 5° e un 6° posto ad Arezzo, rispettivamente in una categoria di caccia e una a fasi consecutive. Cristian Pizzianti ha un totale di 40,80. 6 addirittura gli errori agli ostacoli sul primo percorso della giornata. Cerca di lasciare questo campionato con un risultato discreto. Siamo a metà del percorso. Difficoltà disseminate un po' ovunque, come ormai nello stile di
tutti i direttori di campo internazionali. Gianni Racca ha accumulato negli anni una buona esperienza, ecco anche il totale per Cristian Pizzianti che è di 44,80. Per ora è il migliore, ma la gara è ancora lunga, dovremo vedere in tutto 19 binomi. Per ultimo Pier Giorgio Bucci con Zazzara Varetino, che non aveva cominciato in modo eclatante questo campionato. Ricordiamo che la prima prova aveva visto emergere Paolo Pomponi, nella seconda in testa alla classifica era balzato Giuseppe D'Onofrio e poi, grazie al netto nella prima manche pomeridiana, Pier Giorgio Bucci ha messo un'ipoteca quantomeno su un piazzamento importante, anche perché gli ultimi tre sono davvero ravvicinati nel punteggio: Paolo Pomponi con 16, Giovanni Lucchetti con 14,76, Pier Giorgio Bucci con 7,81. Adesso seguiamo la prova di Gianflavio Galli, un totale di 34,62, due errori sugli ostacoli più un'infrazione di tempo nel primo percorso del pomeriggio. Monta Kira, che è una cavalla di origine tedesca di 13 anni. Gianflavio Galli è nato nel 1964, lo scorso anno una vittoria nel concorso di Agnano in sella a Patrick. Ha concluso Gianflavio Galli con un solo errore, 4 penalità, il suo totale arriva a 38,62. Dunque fin qui i binomi riescono a mantenere la propria posizione facendo meglio di chi li precede. Adesso tocca a Cristiano Mion che monta Robin Hood, cavallo italiano di 12 anni, 37,07 per loro, 13 penalità sul primo percorso della giornata. Cristiano Mion, classe 1974, con Robin Hood ha partecipato al concorso di Manerbio, 16° in Gran Premio. Diamo un'occhiata anche all'Albo d'Oro del campionato italiano di salto ostacoli. Negli ultimi anni, cominciamo dal 2000, Roberto Arioldi, Paprika della Loggia, nel 2001 lo stesso binomio a Bersaglio, poi a Gorla Minore, nel 2002 ancora Roberto Arioldi ma con Dim della Cour, nel 2003 i Pratoni, Vincenzo Chimirri con Rosa, nel 2004 sempre i Pratoni, Juan Carlos Garcia con Iron, nel 2005 ancora i Pratoni del Vivaro, Emilio Di Cocchi con Landru, 2006 Arezzo, Nico Casadei, Icat Mail e lo scorso anno a Busto Arsizio il sigillo di Jerry Smith con Nadir di San Patrignano. Vedremo all'opera anche Roberto Arioldi che ha ottenuto 5 successi, il primo nel 1987 a Cervia con Rosa. Meglio di lui in questo Albo d'Oro il cavaliere Graziano Mancinelli, che figura 6 volte, nomi importanti in questa manifestazione che ha nel suo Albo d'Oro cavalieri eccellenti come Raimondo e Piero Di Zeo, lo stesso Mancinelli come Vittorio Orlandi. Abbiamo il totale per Cristiano Mion che è di 37,07, si era presentato con 33,07, 4 penalità da aggiungere frutto di un errore e ora un cavaliere di grandissima esperienza, si tratta di Arnaldo Bologni che monta Catch Destiny, cavallo di origine irlandese di 11 anni. Bologni si presenta con un fardello di 35,47, due errori sul primo percorso della giornata. Bologni, classe 1960, ha legato il suo momento più brillante della carriera
ha un cavallo indimenticabile come Mayday, vi ricorderete a bersaglio in una splendida edizione del Gran Premio Roma al concorso internazionale di Piazza di Siena che si avvicina fine maggio. L'esperienza di Arnaldo Bologni che ha rappresentato l'Italia a un'Olimpiade, ha partecipato a 3 edizioni dei campionati del mondo. Bologni conclude con un errore, 4 penalità, il suo totale è di 35 e 47. Per ora è al comando della graduatoria, però certamente verrà scavalcato da altri concorrenti. Procediamo con ordine, dopo Bologni è la volta di Simone Coata che monta Nikita. Cavalla di origine olandese di 13 anni, 27 e 94 il totale provvisorio di Simone Coata con 8 penalità sul primo percorso della domenica. Simone Coata, nato nel 1986, è reduce dal concorso di Arezzo dove con Nikita ha ottenuto un 7° posto. E nella categoria riservata ai 6 anni, un 6° posto con Kashatz. Abbiamo detto di Arnaldo Bologni che con Mayday aveva siglato una bella edizione dei campionati assoluti, precisamente nel 1995. Alla Bagnaia. Manca il campione uscente Jerry Smith, a bersaglio a Busto Arsizio nel 2007 con Nadir di San Patrignano e in precedenza già sul gradino più alto del podio nel 96 ad Ala Birdi in sella a Constantin. Conclusione del percorso anche per Simone Coata, 8 penalità, il totale arriva a 35 e 94. È la volta di Paolo Adorno, monta Classic Boy che è un castrone di origine tedesca di 12 anni. Paolo Adorno si presenta con 30 e 01, 2 errori al primo percorso. Si trattava di un tracciato certamente impegnativo, infatti se andiamo a vedere i risultati sono stati pochi i cavalieri a non commettere errori, il netto per Pier Giorgio Bucci che gli è valso la prima posizione provvisoria, anche Natale Chiaudani senza errori sugli ostacoli, un'infrazione sul tempo accordato. Un tracciato che comincia con Oxer, verticale Oxer, poi al numero 4 un altro verticale di barriere, la doppia gabbia in entrata, l'elemento d'ingresso è un Oxer, poi verticale Oxer in uscita, al numero 6 troviamo un altro dritto, poi i 2 Oxer conclusivi. L'ultimo è anche abbastanza impegnativo, 1,55 per 1,60. Intanto è arrivato l'errore per Paolo Adorno che va a ultimare il suo percorso, ancora 2 insidie da superare. Bene sul primo dei 2 Oxer, superato anche quello conclusivo, dunque 4 penalità da 26,01 a 30,01. Riesce a mantenere la posizione e comanda per il momento davanti ad Arnaldo Bologni. Ma ci sono da vedere ancora tanti binomi. Cominciamo con Enrico Maria Frana che monta la Toia, una femmina di 12 anni di origine tedesca. Il carabiniere Enrico Maria Frana è nato nel 1976. Per
per lui i campionati europei giovanili disputati con Triomphe de Ponant, anche una medaglia d'oro ai campionati militari nel 2000 a Roma per quanto riguarda la squadra, bronzo individuale in sella a Duitsung Guernica. Nel 2008 non particolarmente brillante, nel 2007 ricordiamo una vittoria a Cervia in Gran Premio. L'errore per Enrico Maria Frana, che si presenta con 24 e 42, comincia a subentrare anche un po' di stanchezza al termine di un weekend davvero impegnativo. C'è errore sull'elemento d'ingresso e su quello d'uscita della doppia gabbia e rischia di scivolare molto indietro Enrico Maria Frana, che è anche abbastanza lento. Ricordiamo che il tempo accordato è di 54 secondi. Ostacolo conclusivo per lui, 17 le penalità e il totale si fa pesante, 41 e 42. Il prossimo sarà Antonio Alfonso, che monta Passepartout Castrone Baio, di origine olandese, di 11 anni. Antonio Alfonso, nato nel 1978, brillante ad Arezzo, dove ha vinto una categoria mista e ha ottenuto due secondi posti, spesso a bersaglio anche nel 2007, una vittoria a Palermo in sella a Larninec. Per Antonio Alfonso un totale dopo le prime due prove e il primo segmento dell'ultima categoria a due percorsi di 24 e 34. Siamo ancora in attesa del primo netto di questo tracciato decisivo. Non sarà questo perché c'è errore in ingresso di doppia gabbia. Virata a mano sinistra per affrontare gli ultimi tre ostacoli, bene sul verticale, largo, ancora un oxer. E se la cava molto molto bene, solo 4 le penalità, il totale è di 28 e 34. E dunque ha buone possibilità di entrare fra i primi 10 Antonio Alfonso, e non è un risultato disprezzabile. Giornata, come vedete, abbastanza ventosa, però temperatura mite, ora massimo grossato con Lady Luna, una femmina di origine tedesca. Massimo Grossato si presenta con 21,49, scusate, 8 penalità sul primo giro della giornata. Questo carabiniere ha già un'esperienza notevole alle spalle, è nato nel 1975, ha partecipato in sella El Quinto ai World Equestrian Games di Jerez de la Frontera. Nel 2008 una vittoria in categoria mista a Bustarsizio in sella a Bel Espoir. E per un certo periodo è stato uno dei cavalieri di punta della nostra squadra. A proposito, vi ricordo che i primi 6 classificati in questi assoluti avranno diritto d'accesso al concorso internazionale di Piazza di Siena, a cui parteciperà anche Bruno Chimirri. Che è il vincitore del criterium di secondo grado. Abbiamo il totale anche per Massimo Grossato, che è di 25,49, arrotondato per causa di quelle 4 penalità, di quell'unico errore che abbiamo visto. E adesso
Roberto Arioldi, che monta Lady Shanu, una femmina di origine francese. Roberto Arioldi è il garista per eccellenza, cavaliere lombardo nato nel 1955 a Monza. Come detto, per lui 5 titoli italiani. Ora è il commissario tecnico della squadra italiana di salto ostacoli. Ha certamente ancora la mentalità del cavaliere. Naturalmente ha dovuto un po' diradare i propri impegni per la carica che ha assunto, ma è chiaro che quando può gareggiare lo fa ancora molto molto volentieri. È un atleta che non lascia mai nulla di intentato, anche se nella circostanza dovrà accontentarsi di una posizione di rincalzo. Esce bene comunque dalla doppia gabbia. Ultime fatiche per Lady Shanu, ancora 2 ostacoli da superare per Roberto Arioldi, che vede il suo totale arrivare a 29 e 28. Dunque è stato scavalcato sia da Massimo Grossato che da Antonio Alfonso. 8 penalità per il grande Roberto Arioldi, che lascia il testimone a Gianluca Apolloni, in sella a Quinten, Castrone Baio, di origine belga, di 15 anni. Per loro 20 e 73, un buon primo percorso in giornata con un solo errore agli ostacoli. Ha scalato qualche posizione Gianluca Apolloni e si trova in una posizione invidiabile, abbastanza lontano dalla possibilità di un podio, però è una figura estremamente positiva qui ad Augusta. Gianluca Apolloni, nato nel 1986, per lui proprio con Quinten 2 piazzamenti nel concorso di Cervia quest'anno. Buone anche le condizioni del terreno di gara, che garantisce fondo stabile per la salvaguardia dei saltatori. E va a commettere errore proprio sull'ultimo oxer Gianluca Apolloni. Sono 4 le penalità, questo benedetto netto non vuole arrivare. 4 penalità, un totale di 24 e 73, si porta comunque al comando della classifica. E adesso cominceremo a seguire i percorsi che possono portare al podio. Cominciamo con quello di Giuseppe D'Onofrio, che monta Lanzeu, cavallo di origine tedesca di 13 anni. Giuseppe D'Onofrio è nato nel 1967, vittoria quest'anno in una categoria fasi consecutive nel concorso di Arezzo. Nella seconda prova era andato benissimo D'Onofrio, al punto che si era portato in testa la classifica. Ora primo posto appannaggio di Pier Giorgio Bucci e D'Azara Varetino. La situazione 20 e 31, le penalità per Giuseppe D'Onofrio e Lanzeu. Importante ovviamente non accumulare altre penalità per mettere pressione agli ultimi 5 binomi che lo seguiranno. Condizioni climatiche buone in Sicilia e anche buona partecipazione di pubblico. Superato il verticale di barriere, e questo è probabilmente, anzi certamente, il momento più delicato dell'intero percorso. Esce bene dalla doppia gabbia, unica combinazione inserita dal direttore di campo Gianni Racca. Bene anche su questo verticale, gli ultimi 2 larghi, ancora un oxer
e conclude in maniera splendida il proprio campionato italiano Giuseppe D'Onofrio con il percorso netto. Restano 20 e 31 le penalità in sella a Lanzeu. 20 e 31, ci sono carezze per Lanzeu e potrebbe recuperare anche qualche posizione D'Onofrio. Vediamo come si comporta Giovanni Magaton con Move On, che è una femmina dal mantello grigio, come vedete, origine tedesca, 11 anni. Esperto anche Giovanni Magaton, nato nel 1967, per lui nel 2008 piazzamenti a San Lazzaro e poi due vittorie a Trucazzano e Cervia, a Cervia proprio con Move On. Magaton si presenta con 17 e 21, dunque con il netto sarebbe davanti a Giuseppe D'Onofrio, con un errore sarebbe scavalcato dal suo avversario. C'è spettacolo fino all'ultima giornata, all'ultimo percorso, e probabilmente ci sarà fino all'ultimo ostacolo in questo campionato italiano assoluto. Importante arrivare nei primi sei per ottenere il passaporto per Piazza di Siena. Tanto vi ricordo che recentemente si è disputata anche la finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli a Göteborg, il secondo sigillo di Meredith Michaels Birbaum, campionessa europea in carica, in sella all'inossidabile Shutterfly. Intanto ha commesso un errore che potrebbe costare caro Giovanni Magaton, 4 penalità e il totale è di 21 e 21. Dunque è scavalcato da Giuseppe D'Onofrio, che per il momento è in testa. Rimangono 4. Cominciamo con Natale Chiaudani, cavaliere piemontese. Monta Snai Gratina, una femmina di origine svizzera di 12 anni. Natale Chiaudani è di Tortona. È nato nel settembre del 1960, ha partecipato con Rheingold Luin, che è stato il suo miglior cavallo probabilmente, all'Olimpiade di Atlanta. Poi due campionati europei nel 95 a San Gallo, nel 97 a Mannheim, sempre con Rheingold Luin. Due argenti con questo cavallo ai Giochi del Mediterraneo a Bari, individuale e a squadre. Anche Chiaudani non difetta di esperienza, ha prestato servizio come ufficiale anche alla scuola di cavalleria di Montelibretti. Con Ariane Deteu Natale ha vinto anche la medaglia d'oro a squadre ai Giochi del Mediterraneo nel 2005. Nel suo curriculum il cavaliere piemontese, che ha commesso un errore, lo avete visto, vanta anche una vittoria a Piazza di Siena nella categoria di potenza e due sigilli nella Coppa degli Assi a Palermo nel 2005 e nel 2006. Ha concluso Natale Chiaudani con 4 penalità, aveva un totale di 16,88, arriva a 20,88, dunque per pochi centesimi viene superato da Giuseppe D'Onofrio, che dunque riesce al momento a scalare due posizioni. Un errore può essere fatale, molto ravvicinati i concorrenti. Andiamo a vedere gli ultimi tre. Paolo Pomponi con Jumbo, un castrone di origine olandese di 17 anni. Paolo Pomponi aveva cominciato innestando il turbo questo campionato, aggiudicandosi la prima prova. Adesso si presenta con
16 penalità e cerca di difendere un podio che sembra possibilissimo. Assistente della Polizia di Stato anche con un errore potrebbe aspirare al podio. Esce bene dalla combinazione, dalla doppia gabbia. Ultima addirittura con verticale Oxer-Oxer. E purtroppo arriva l'errore in conclusione. Vi avevo detto delle dimensioni dell'ultimo ostacolo, che non è assolutamente da sottovalutare per Paolo Pomponi. 20 penalità tonde tonde e dunque a questo punto è sicuramente sul podio. E chissà. Dobbiamo ancora vedere Giovanni Lucchetti e Pier Giorgio Bucci. Intanto Paolo Pomponi è riuscito a scavalcare Giuseppe D'Onofrio. 20 penalità per lui contro le 20 e 31 di D'Onofrio. Un campionato davvero tirato questo. È già entrato in campo intanto Giovanni Lucchetti con Eurocommerce Boston, che è un castrone di origine olandese di 11 anni, esperienza da vendere anche per Giovanni Lucchetti, che è nato nel 1969, un piazzamento a San Lazzaro nella mista, un secondo posto. Buon mestiere per Giovanni Lucchetti, che ha 14,76. Dunque, con un errore, sarebbe ancora davanti a Paolo Pomponi. Ma sembra aver cominciato davvero bene questo percorso. Vediamolo sulla doppia gabbia. Ottimamente anche qui, sta saltando Boston. Risponde alle sollecitazioni del proprio cavaliere, verticale di barriere, bene anche qui, Oxer rustico superato. E arriva anche per Giovanni Lucchetti il percorso netto, che significa fermare le penalità a 14,76, e la gara continua ad essere avvincente. Riesce a scavalcare Paolo Pomponi, mal che vada sarà argento per Giovanni Lucchetti. Adesso tocca a Pier Giorgio Bucci, che monta da Zara Varetino. Pier Giorgio Bucci ha 7 penalità e 81. Dunque, con un errore sugli ostacoli, si laureerebbe campione italiano per il 2008, però non potrà commetterne due, altrimenti andrà a 15 e sarà scavalcato da Giovanni Lucchetti. Pier Giorgio Bucci, che è nato nell'agosto del 1975 all'Aquila, ha una dote importante ma non così cospicua da permettergli di dormire sonni troppo tranquilli. Non può consentirsi troppe divagazioni Pier Giorgio Bucci, che ha un errore da amministrare. Vediamo se questa giacca sul rosa porterà bene a questo cavaliere, che è fra i migliori nel panorama nazionale. Un brivido sull'elemento d'ingresso della doppia gabbia, ma non c'è errore. Sente profumo di tricolore Pier Giorgio Bucci, che va ad affrontare con successo. No, c'è l'errore sul verticale, un po' di batticuore, ancora un ostacolo per Pier Giorgio Bucci, che va a superare l'ultimo Oxer e si laurea campione italiano. 4 penalità, il totale di 11,81. Vince Pier Giorgio Bucci con da Zara Varetino, medaglia d'argento per Giovanni Lucchetti, Eurocommerce Boston, al terzo posto bronzo per Paolo Pomponi e Giambo, in quarta posizione Giuseppe D'Onofrio Lanzeu, in quinta posizione Natale Chiaudani Snai Grattina, al sesto posto Giovanni Magaton con Move On. E su queste immagini, che ritraggono il campione
italiano di salto ostacoli per il 2008. Siamo in chiusura di collegamento, vi ricordo ancora Pier Giorgio Bucci rileva il testimone da Jerry Smith, che aveva conquistato il titolo a Busto Arsizio nel 2007 con Nadir di San Patrignano, una gara tirata fino all'ultimo, la spuntata Pier Giorgio Bucci davanti a Giovanni Lucchetti, Paolo Pomponi. Per l'equitazione è tutto, a tutti la più cordiale buonasera, restituisco la linea allo studio.